È stata inaugurata il 1 luglio la mostra organizzata dall'Ordine degli Architetti di Torino, l'eredità del moderno, architettura Torino 1918-1968. Questo è il nome della rassegna di fotografie esposte al pubblico in via Lagrange di fronte alla Rinascente fino al 28 luglio e realizzate da Roberto Albano, che hanno lo scopo di raccontare la città con la sensibilità delle architetture rivelate, perseguendo un duplice scopo. Da un lato, diffondere la conoscenza del vasto patrimonio architettonico presente nella città, dall'altro innescare un dibattito sulla necessità della cura e della conservazione di queste opere. La selezione proposta si sofferma sulla città di Torino, che insieme con Roma e Milano è stata uno dei luoghi di incubazione e di diffusione del razionalismo italiano. I torinesi forse non se ne accorgono neppure che nella loro città c'è questo patrimonio di begli edifici fatti tra la fine della Prima Guerra Mondiale e il 68. Invece Torino è una città molto importante in Italia. Allora la ragione della mostra è la seconda che facciamo all'aperto, è di fare in modo che tutti i passanti che qui sfilano in quantità tutto il giorno vengano incuriositi da queste fotografie bellissime e capiscano quali sono gli edifici belli. Magari ci abitano e non lo sanno neppure, oppure ci stanno vicino, oppure ci passano spesso di fronte, non si soffermano, perché adesso il gusto imperante è per le archistar, per i grandi edifici complicati e spesso anche un po' incomprensibili. Questo invece è l'eredità del razionalismo. Abbiamo deciso di fare, data l'epoca degli edifici, i soggetti degli scatti, abbiamo deciso di fare i pannelli prevalentemente, ma non totalmente, in bianco e nero, in scale di grigi. Questo perché il colore per alcuni edifici non era un elemento fondamentale della facciata degli edifici, anche se appunto permangono due opere, in cui due opere a mosaico, uno un mosaico interno e un mosaico esterno, e viene deciso di avere questi due flash a colori e il resto invece sono foto in toni di grigi. E questo perché senza esasperare troppo il contrasto nelle fotografie. Quindi anche l'elaborazione post foto è stata volutamente limitata. E abbiamo scelto appunto il bianco e nero perché è più emozionale, secondo noi, trasmette più sentimenti in questo genere di fotografia. Tu hai già mangiato? Ah, poi andiamo pizza e cozze, dai.